Amici giallorossi, buon pomeriggio. Allora, sono letteralmente scioccato, vi dico la verità, sono letteralmente scioccato perché da qualche minuto è ufficiale, è uscito sul sito ufficiale della Roma il nome del prossimo allenatore della Roma, che sarà, udite udite, José Mourinho, lo special one approda a Roma, torna in Italia dopo 11 anni e i Friedkin adesso fanno intendere cosa vogliono fare l'anno prossimo, cioè puntare decisamente a vincere qualche trofeo, ma comunque far crescere la squadra, farla diventare forte. Sono letteralmente scioccato, ancora non si sanno i termini di contratto, di ingaggio e naturalmente di durata, ma la notizia è praticamente ufficiale, è uscita anche sul sito della Roma. Ciò significa che faranno fatti investimenti pesanti sul mercato, perché non credo che Mourinho, che arriva da annate molto, diciamo, molto poco buone per lui, perché esonero col Tottenham, esonero col Manchester United, esonero col Chelsea. Insomma, lo Special One si vuole rilanciare e per farlo sceglie la piazza più difficile per farlo alla fine, perché venire a Roma in queste condizioni dopo un'annata così vuol dire che si mette in discussione, vuol dire che ha accettato la sfida dei Friedkin, vuol dire che richiederà dei giocatori forti, perché non credo che Mourinho venga a Roma e chieda giocatori tipo Nandez, con tutto il rispetto per Nandez, o giocatori tipo Mandragora e compagnia bella. Cioè verrà a Roma e chiederà giocatori di un certo livello per pianificare una stagione di rilancio e per cercare comunque di vincere qualcosa. Un po' come successe con Capello, insomma, quando arrivò a Capello il primo anno si gettarono le basi, il secondo anno si vinse lo scudetto, quindi probabilmente questa sarà la strada che vuole prendere Mourinho con la società. Trovo comunque alquanto poco rispettoso nei confronti di Fonseca far uscire questa notizia. Oggi è uscita la notizia del suo esonero a fine stagione. E successivamente esce questa, ecco, quindi questo sinceramente lo trovo poco rispettoso nei confronti del tecnico, però ragazzi, pazienza, tanto la semifinale di ritorno con Manchester è proibitiva, anche se la Roma cercherà comunque di giocarsela almeno per l'onore, però è ufficiale ragazzi, Mourinho alla Roma, e appena saprò notizie più consistenti, più sull'ingaggio, sulla durata, sugli obiettivi di mercato, sulle prospettive della stagione prossima, ci sentiremo sicuramente.